La domanda principe, la domanda fondamentale è questa: se una struttura altamente impattante come un'industria siderurgica di concezione pressoché ottocentesca possa nel 2018, in quella che è la città della scienza cosiddetta, possa essere tollerata a 100 metri dalle case di civile abitazione dove risiedono famiglie, bambini, anziani. Non solo una denuncia ma una richiesta concreta supportata da 1300 firme, chiudere l'area a caldo della Ferriera. La petizione popolare è stata presentata alla quarta commissione del Consiglio regionale presieduta da Piero Camber di Forza Italia, da comitati e associazioni che da anni si battono contro l'inquinamento provocato dall'impianto di Servola. Prima firmataria e proponente la professoressa Alda Sancin di Nosmog. Di disagio e le esternalità negative lamentate dai cittadini permangono vive a tutt'oggi, polveri, odori e rumori. Nella relazione allegata alla raccolta firme, la storia dell'ultimo decennio almeno di battaglie e risposte mai determinanti da parte di politica e direzione dell'impianto, dalle 2000 segnalazioni di polveri, odori e rumori alla polizia locale, solo dall'arrivo dell'attuale proprietà, agli studi commissionati dal comune sullo stress psicologico e cellulare dei residenti che hanno evidenziato effetti negativi sulla salute collegati al fatto di abitare vicino all'area industriale, ma fatti su un campione troppo piccolo, 62 esposti, perciò inutilizzabili per eventuali provvedimenti, sino all'analogo studio commissionato dalla precedente giunta regionale, ma realizzato su un campione ancor più esiguo. Rimarcata più volte la necessità di uscire dall'assioma: se la Ferriera chiude, gli operai restano in strada. Non è lecito per le istituzioni barattare la salute, permettere che venga barattata la salute con il posto di lavoro. La salute sta comunque al primo posto per i cittadini, ma anche per i lavoratori. Poi ancora la svalutazione degli immobili a Servola e in aree circostanti, la difficoltà di vendere e andarsene per chi vorrebbe farlo e infine i nuovi arrivi, molto spesso famiglie di scarse possibilità economiche con figli, con un numero crescente di bambini quindi esposto a spolveramenti e emissioni. Da qui la richiesta puntuale al governatore Fedriga e all'intero Consiglio regionale.